secolul al XV din Ravenna. Questa è la chiesa di Santa Apollinare. Iată, avem pe partea stângă biserica Santa Apollinare în stil bizantin. Cea mai bine conservată. A fost creată în secolul 6 după Hristos. Storicamente, quando la Ravenna passò sotto il controllo dell'impero bizantino. Deci, în perioada când Ravenna a intrat sub controlul împăraților bizantini. Divenne la Bizanț d'Occidente. Și a devenit micul Bizanț al Occidentului. Due. Erau două capitale. Era Bizanțu și Ravenna. Deci împăratul Imperiul Bizantin avea două capitale. Provengono tutte da una famosa regione della Grecia, il Proconeso. Deci toate marmurele au fost aduse dintr-o vestită zona a Greciei, Proconesos. Capitello Bizantino. Observați însă că capitelul este bizantin. Per quella struttura che vediamo oltre il capitello. Hai con stili bizantini. Ravennate. Ravennate perché lo stile di Ravenna è diverso da quello di Bizanzio. Da, per stile bizantin più specific di Ravenna. Ecco, in alto la mano del Signore. E vediamo l'interno. Noi coborrò ci vediamo interiore. Chiesa di San Vitale, Basilica di San Vitale. Aceasta este Basilica San Vitale. Contemporanea a Santa Apollinare in classe, stesso periodo. Deci din perioada Sfântului Apollinare. Sesto secolo. Făcută în secolul 6. Bizantin. Arte bizantină. Deci vă aflați în fața artei bizantine, civilizație bizantină. Dedicată a un altru martir creștin, San Vitale. Dedicată altui martir creștin, Sfântul Vitale. Doi grandi martiri, Apolinar și Vitale. Deci doi mari martiri, Apolinar și Vitale. E quindi due modelle di chiesa. Deci două modele de biserică. Chiesa. Ce interesează este capitelul unico nella storia dell'arte. Unico. Este policrom, unic în istoria artelor. Sopra le colonne che formano la trifora abbiamo una lunetta a mosaico che raffigura episodi del Vecchio Testamento, la Bibbia. Da, deci da dove la lunetta? Quella struttura. La forma di lunetta. Tablouul acesta in forma chiamata di semi luna. Esatto. Reprezintă Abele e Melchizede, il povero e il ricco del bogatul, Vecchio Testamento. Bogatul și săracul din vechi la Sfânta Sfânta. Poi grandi cortei imperiali. Storici. Da, cortea imperiale. Raffiguranti. Aici pe celebru împărat Justin.
È più antico monumento di Ravenna. Che se c'è mai vecchi monumenti di Ravenna? È quello che conserva intatti quasi. Che se c'è che conserva intatta proprio il mosaico mille originale. Mausoleo di Galla Placidia. La città si denomeste Mausoleo di Galla Placidia, mormento di Galla Placidia. Romana d'Occidente. Importante lo stato di conservazione dei mosaici. Importante questa storia di conservare a mosaico. I colori, la combinazione, la selezione dei colori. Selezione a colori. Quindi i motivi ornamentali, geometrici, allegorici, figurati. In particolare interessanti sono il buon pastore, Cristo sotto sembianza di buon pastore. Cristo. Poi le decorazioni che avvertiscono la volta a volta. Questa pagina decorazione da infrusse di altre volte. Motivi naturalistici, realistici come i due cestelli con fiori di frutta. Ce ne do coso il cuffrutto e il flor. Tanti simboli cristiani. Această lampă care arde continuu și Florența trimite și